Dallo shaker alla padella, ben ritrovati, nuovo appuntamento quest'anno quindicinale, perché cerchiamo di dedicarvi maggiori attenzioni, forse, non lo so. Oggi puntata speciale, oggi parleremo di teatro. Sì, teatro, il teatro! Io che stavo teatro, questo è il missione teatrino, questa cosa che gira, dallo shaker alla cosa, è replicabilità, ecco, e basta. Oggi sono riuscito pure a fare il lancio dell'olio, visto che non mi ha dato fastidio. Questo fatto. Io ho detto che oggi parleremo di teatro. Ah, teatro. Teatro, la recitazione. Teatro, recitazione. Ma l'ha invitato quello famoso? Quello di oggi è una grandissima realtà del nostro territorio. Parliamo di eccellenze del territorio. E allora uno per me io voglio conoscere quello che ha fatto tutti gli spettacoli del mondo. Il più famoso, quello che alla fine lo ringraziano tutti quanti. Adesso fanno. Ringraziamo la regia, la produzione e Pietro Le Quinte, quello che fa il lavoro più sporco di tutti. Come si chiama? Pietro Le Quinte! Quello è dietro Le Quinte, Valentino. No, Pietro. Dietro Le Quinte. Luigi, sigla. Powered by Fauna Food, la felicità del tuo animale. Animali, assistenza acquari, prodotti nutrizionali, igienici e medicali. .net, sicurezza ed informatica, assistenza hardware e software. Villa Maria Santissima della Sanità, centro di riabilitazione convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale. Questa battuta spero di dimenticarla il più in fretta possibile. Pietro Le Quinte, ah, meravigliosa questa cosa. Posso venire da voi? Posso? Ti accomodi, grazie, grazie. E vai. Carissimo Vito. Ma non basta con Pietro Le Quinte, basta con sto Pietro Le Quinte. Ma mettiamo subito con l'etichetta, quindi questo è dallo shaker alla padella. Vai, Pietro Le Quinte, appuntalo tu. Questo lo mettiamo. Che servizio, sembra una boutique da un sacco. Noi siamo a altissimo livello, eh. Oh, beh, posso dare una mano, posso fare qualcosa? Allora, come tutti gli ospiti, laverai i piatti, le solite cose. Che sei venuto a fare? Va bene, posso... Oh, ma sembra un bel ragazzo, hai visto? Da quando abbiamo vestito il camera? È la magia della camera, È proprio un bel ragazzo. Ma Ma è sposato? Sì, sono sposato, guarda, brilla ancora perché sono sposato di recente. Ah, da ancora di singolo, va così. Vai. Vabbè, allora, perché mi avete chiamato? Che io so che nel vostro programma si beve e si mangia. Io quindi mi siedo e aspetto di fare entrambe le cose. Però diciamo, io vado a fare la spesa. Vai a fare la spesa, ok. Diciamo, Vito, che cosa fai? Perché ti abbiamo invitato? Tu sai, noi badiamo sempre all'eccellenza. L'eccellenza di Vito De Girolamo. Abbiamo parlato di teatro, con te possiamo parlare anche di radio. Parleremo di tante cose con te, ma in particolare qual è quella fiamma che ti brucia nel cuore? Beh, assolutamente, a parte mia moglie, no, va bene, il teatro, quindi tutto ciò che è performance live, dal vivo, quindi teatro, presentazioni e anche la radio è un'altra grande e bella passione. E quindi raccontaci, da dove nasce questa tua passione? Senti, in verità è una passione che è nata abbastanza tardi. Non ero giovanissimo quando ho iniziato a fare teatro, se non vogliamo parlare del teatro, quello fatto a scuola. Che ruolo facevi a scuola nelle sue idee? A scuola, dunque, era un Antigone. Ah. Stiamo parlando di teatro greco, Antigone, recitato. Perché poi aspetta, scusa, io penso una cosa della scuola. Poi mi dirai se è vero, però te lo chiedo. Ah, vabbè, mi devi dirlo. Ah, te la dico adesso. Dillo. Ho saputo che tu facevi le scuole elementari con... la mia parte food. Esatto, io sono uno schillo. Facevo quello era food, cosa. Lui era quello che veniva a scuola con me, sì, è vero. Era asino, ciuccio asino proprio. Abbastanza, però diciamo nella media, la quinta elementare si dà a tutti, mettiamola così. Quindi anche lui l'ha presa. Vabbè, comunque poi insomma dopo. Scusami se ho interrotto, stavamo dicendo dove è nata questa tua passione, perdonami. Passione è nata appunto ai tempi. Tu nel frattempo prepara qualcosa, mi fai prepara qualcosa. Powered by. Oh, perché se non avete capito, Vito è la voce della nostra intro. Pure. Allora, oggi che cosa realizzeremo insieme? Realizzeremo un White Lady. Oh. Perché, come hai detto, con la passione che avevi tu dentro del teatro,
quella cosa che ci fa battere forte il cuore a noi sono le donne. Certo. Quindi ti racconto questa storia. Intorno agli anni 20, in un famoso... Stiamo parlando del 1920. 1920, okay. Certo, non è che stiamo parlando del 2020. Intorno agli anni 20... 1820. 1920, a Parigi, in un famoso bar, un bartender vide una donna vestita di bianco, distesa a terra, che aveva avuto un malore, che la sentiva poco bene. Allora decise di mettere insieme del triple sec, del gin e del succo di limone. Gli servì questo drink e la donna magicamente si riprese. Cioè, una specie di medicina. Una specie di medicina, bravissima. Bello questa cosa. Poi la storia va avanti, no? Perché poi dice che questo barman poi andò di nuovo da questa donna, si sono conosciuti, sono frequentati, sono sposati, felici, però insieme. Poi sai, queste sono storie di marciapiede. No, ma detto così, storie di marciapiede sembrano storie brutte. È perché era caduta a terra. Ah, ok, marciapiede in quanto luogo di strada. Allora, che cosa poi sono gli ingredienti? Abbiamo raffreddato le coppe, che è la cosa principale. Sì. Il drink ha una tecnica shake e strain. Sì, certo. Che sai che sicuramente dire, che cos'è. Ma c'è shake e strain che lo shakereremo e lo filtreremo. Esatto. Era quello che avrei detto anche io fra un attimo. Allora, per realizzare ovviamente poi quelle che sono le dosi per la costruzione del drink, io utilizzerò la mia strumentazione, mentre tu utilizzerai la nostra classica tazzina da caffè. Da caffè. Oh, è finito. Perché la tazzina da caffè? La tazzina del caffè nel suo intero rappresenta circa 6 cl, quindi parliamo di 2 once di prodotto, quindi vuol dire che mezza tazzina, ci fidiamo insomma, mezza tazzina, un'oncia, che sarebbero in cl? 3, qualcosa, 3, la poggio qui, guarda, bravissimo, così. Allora cominciamo a inserire dentro per il primo nostro distillato, inseriremo del gin, ok, London Dry, ce ne va un'oncia e un quarto, quindi 3,5 cl. Vabbè, facciamo mezzo bicchiere, mezza tazza. Poco più di mezza tazzina. Ah, lo faccio io? Vai, tranquillo. Allora, Così vi faccio vedere se effettivamente... credo sia... abbondante. Vai. So. Poi? Inserisco il nostro shaker. Questa, la chiudiamo. Ok. Ovviamente una la farei tu. Puoi leccare il dito quando rimane il gin... Se non ti lecchi le dita... Godi solo la metà. Bravissimo. Okay. Di contro ne inseriremo 3/4 d'oncia, quindi vuol dire poco meno di mezza tazzina. Ragazzi, se dovevo fare le equazioni me lo dicevate e non venite. No, ma sta Valentino che sta con la calcolatrice. Poco meno di mezza tazza. Vai. Considerando che la tazza è rastremata verso il basso. Vai, la puoi anche appoggiare se ti trovi male. Che... No, diciamo che vado. Vai. Eccolo qua. Dopodiché che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno del succo di limone. Questo qui lo chiudiamo? Assolutamente sì, faccio, maestro. Faccio l'aiuto più che altro. Ecco qua. E lo dicevo, cosa dobbiamo inserire adesso? Del succo di limone. Sì. Succo di limone fresco. Io mi sono permesso di premerlo già, in maniera tale che non ci sporchiamo, perché tu non hai idea di che cosa mi hanno combinato Valentino e Giovanni Giannetta quando hanno premuto del melograno. C'era, diciamo, le macchie sulla scenografia. Sembrava la scena del crimine di CSI, insomma, rosso ovunque, va bene. Limone rigorosamente del Gargano, perché ci teniamo e abbiamo un'attenzione particolare al nostro territorio, perché abbiamo tantissime eccellenze. Quindi inseriremo all'interno, ritorno così, perché anche un altro ospite ha cercato di utilizzare questo. E c'era del succo di mirtillo rosso americano. Ma non usate più le cose rosse, usate... Vabbè, quanto ne devo versare qui dentro? Mezza oncia. Questo è difficile. Dai, mezza oncia, un quarto di tazza. Un quarto di tazza. Dai, diciamo che più o meno... 1,5 cl. Un quarto di tazza. Ma mettiamo, abbondiamo, va. Ecco qua. Sempre qui dentro. Vai. Oh. Perfetto. Vi ricordo che stiamo facendo il White Lady. Bravissimo. È meglio ripetere, perché metti che uno se l'è dimenticato. Questo poggio qui, ok. Questa è la fase del shaker. Bravissimo. Nel frattempo puoi liberare un bicchiere versando l'acqua in eccesso all'interno del testello. Cioè l'acqua in eccesso, quindi il ghiaccio. Scuotalo completamente. Anche il ghiaccio. Bravissimo. Questo è uno. E questo è due. Perfetto. Oh. Ed è praticamente fatto. È praticamente quasi fatto. Lo filtriamo così. Con un colino. Guarda il colore. Allora, cosa serve questo? Per non far scendere i grumi del limone.
anche per non far cadere con i cristalli di ghiaccio che poi danno fastidio. Quindi adesso si potrebbe anche assaggiare. Ma cosa manca ancora? Un po' di arte, un po' di... Ci vedi, ho tagliato un pelo di limone. Che hai tagliato? Sì. Un pelo. Con una pollicina zigrinata. Vedi oggi come stiamo lavorando tranquilli, che non ci sta. Perché manca più. Quell'altro. Lo so. Ah, proprio con la pinzetta. Sì. È il nostro white lady, che è il nostro piatto. Ma poi, che se non è buono me lo devi dire, però o se non è buono l'hai fatto tu. L'odore è equilibrato, proprio profumo equilibrato, ottimo. Buono, molto buono. Bravo, la ringrazio. Questo buco, complimenti. Ciao, buona giornata a tutti. Oh, dove vai? Dove vai? A chiamare a quel pazzo. No, ma si stava così bene senza, dai, vabbè. E allora, Vito, questo White Lady com'è stato? Buono, però perfetto. Dopo aver bevuto, vediamo di metterci qualcosa di solido adesso. Perfetto, e allora ti faccio assaggiare uno spaghettino, zucchine e gamberetti, qualcosa di veloce, semplice, di replicabile, apri il frigo, quello che trovi lo mangi. Tu sei pratico in cucina? Me la cavo, mi piace. Tua moglie sa che tu sei pratico? Sì. Adesso sì. Ne ha la certezza, quindi da domani cucini tu. Allora, questo... Devi semplicemente sfilettare. Sfilettare, che cos'è? Pesce? Sì, diciamo di sì, devi semplicemente... Scusami un attimo, ridurmi questa zucchina in spaghetti. Con questo attrezzo tecnico, cosmico, tattico, butti qua, perfetto. Da questo lato? Da questo lato. Fammi vedere, no, dall'altro, bravo. Eccolo, vado. E poi lo inserisci nell'apposita padella. Così anche quello della prima fetta con la tutto, buccia? Tutto, sì, sì, tutto. Noi non buttiamo assolutamente nulla. Nel frattempo io accendo la nostra bella padellina. Vai caro, veloce. Questi qua, come li facciamo? Li facciamo passire senza olio, senza niente, perché la nostra cucina è anche una cucina light. Io facevo white light. Nel mentre, raccontami questa tua passione, oltre del teatro, anche della radio. Quindi questa tua voce calda, radiofonica. Beh, la passione per la radio nasce prima dall'ascolto. Solo io penso di essere uno dei pochi che ama ancora ascoltare le partite di calcio alla radio. Tutto il calcio minuto tutto per minuto. Tutto il calcio minuto per minuto. Scusa, ancora sta giro per la vena. Scusa, perché questi sono ricordi nostri, che siamo anziani adesso. Vabbè. Io sono da 5. Sei un anno più grande di me, ricordati che abbiamo fatto le scuole. Comunque insieme. Ricordati che c'è la legge sulla privacy, devo metterne ancora di... Vai, dai, metti un altro paio, no, non si paga, non avere paura. No, vabbè, per mantenere l'equilibrio dei... Non ti preoccupare che l'equilibrio ci vede. Siamo... Ok. Beh, l'ultimo giro, dicevo, ultimo. Quindi anche la passione per la radio, tutto ciò che è voce, tutto ciò che... Beh, in radio non si recita, diciamo così, si è un po' più naturali rispetto al palcoscenico. Ma sei bravo, hai mangiato un mezzo questo mondo. Lo posso togliere? Sì, lascialo qua che poi sono così, nel frattempo... Quindi abbiamo le zucchine, qui vedo i... Gamberetti. Ma questo è tarallo? È un tarallo, però fai non spoilerare, sì, è una cosa che sì... Nel frattempo che queste zucchine vanno, 2 minuti. Sì. Continua, dicevi la radio... Sì, io ero più interessato a vedere... Non ti preoccupare, te lo spiego, stanno passando, non è che se guardi passiscono più, non è che ci vuole passisci. Questa è una cosa che c'è, ogni tanto hai scoperto che l'acqua bolle anche se non la guardi, perché in genere ci mettiamo così e la guardiamo fino a che non viene a bollire, ed è venuta a bollire, sì, magicamente. Sì, senza che la guardi. Quindi stavi dicendo... Stavo dicendo, passione per la radio, quindi cerchiamo di alternare le due cose, il teatro, la radio... più varie ed eventuali che sono le presentazioni. Quindi radio, teatro, il nostro voice. Il nostro e poi so che hai altre passioni nascoste.
Vabbè, è passionista. Matematica, dici che tu eri bravo a scuola, sono più bravo di Valentino. Quanti ne devi? Quanti un ne paio ne di centinaia di GR. Posso fare rumore e fare quella cosa che si apre il pacco sbattendo? No, perché li spezzi sotto, no, che questi sono quelli. Ah, sono quelli a lunghi. Hai detto, questa è roba seria, questa è una produzione locale. 200 grammi? Sì, le nostre zucchine sono belle che pronte. Com'è ruvida questa pasta? Guarda che roba, sì. È trafilata al bronzo, specialità ed eccellenza del nostro territorio, come dice il Cicciolo Conte. Guarda, sono abbondanti, facciamo abbondante? Sì, abbondantum, abbondantis, abbondantum. Sì, come diceva Totò. Vai. Faccio io? Facci lei, con calma. Oh, ragazzi, ho scoperto che c'è un mostro di cucina come me qua di là. Allora, le nostre belle zucchine le abbiamo passite. Facciamo recap di cucina. Abbiamo tagliato e passito le nostre belle zucchine, sulle quali abbiamo messo un giro d'olio. Ce lo mettiamo, non glielo ho messo. Un po' di pepe e un giro d'olio di quello buono. Bravo, del nostro territorio, sempre che ci piace raccontarlo, il territorio anche con i sapori. Che è uscito, perfetto. Okay. Il pizzico di sale lo mettiamo. Abbiamo già messo il pizzico di sale. Sale di margherita di Savoia, cioè, no, rimaniamo nel territorio. Tutto. Okay. Siamo andati da Francesco, con Francesco siamo andati nel territorio, Francesco la va a prendere. E allora, nel mentre che la nostra pasta inizia a cuocersi, mi volevo chiederti ancora qualcosina. Sì. Vediamo, ti sposti dal gobbo, regia? Leggi quella lì, ma qual è lo spettacolo a cui sei più affezionato tra quelli che hai fatto? Ma qual è lo spettacolo al quale sei più affezionato tra quelli che hai fatto? Ma grazie per questa domanda, non me l'aspettavo. Ma figurati, adesso ci sorprendiamo anche in queste cose. Sicuramente è stato il primo spettacolo fatto, quindi... Ma quanti ne hai fatti? Devo prendere la parte. Non lo so, Valentino, non lo so. Non lo so, sono parecchi, però sicuramente il primo personaggio è stato quello di Ben Gunn nell'Isola del Tesoro. Spettacolo di teatro per bambini. Che hai fatto? L'Isola del Tesoro, Ben Gunn, è uno dei è uno dei personaggi dell'Isola del Tesoro. L'avrei letto l'Isola del Tesoro. Io sapevo che l'Isola che non c'è. Poi ma quello è Peter Pan, l'Isola del Tesoro è un altro spettacolo, anzi un altro romanzo per l'infanzia. Ah sì, spettacolo del 2006, stiamo parlando di quanti anni fa? Non eri bravo in matematica a scuola. 2006 eri impegnato, non mi ricordo, è un anno che ho cambiato, un anno sabbatico. 2006 me lo sono preso sabbatico. Lo sei preso sabbatico, va bene, comunque quello è sicuramente lo spettacolo. Guarda che roba. E poi l'altro mi piace di più è il prossimo. E quando l'hai fatto il prossimo? Lo farò. No, aspetta, questa... Ah, il prossimo! C'è lo sguardo sempre aperto verso il futuro, hai capito? Ah, no, però io pensavo che era il prossimo, era il nome di uno spettacolo. Sì, come Dietro le Quinte. Pietro, la conosci? Ho lavorato in scena con Pietro le Quinte, sì, è un bravo attore. Fa tutti il lavoro sporco. Emerge poco, non si fa vedere molto perché sta sempre... Perché facciamo sempre il lavoro sporco. Va bene, quindi la pasta sta andando. Adesso a me interessa vedere la composizione finale del piatto. No, tu lo devi mangiare, anzi non te lo faccio proprio mangiare, io. Calma. Guarda che roba. Domanda, ma tu sei di quelli che fanno anche curano poi l'impiattamento? Diciamo che io sono quello poco studiato, diciamo che io sono quello che cucina a sentimento, nel senso che apri il frigorifero, poi se la cosa esce bene io mi faccio un applauso, se la cosa esce male dico la regia, taglio. No, ma dico, quanto è importante la presentazione rispetto alla sostanza? Ciao, Valentino De Trui, è molto ricco. Filo De Girolamo, vedete, la presentazione è anche importante, nel senso che molto spesso si mangia anche con gli occhi, tu guardi un bel piatto, lo assaggi, lo metti in bocca, ma che mangia? Però come diceva Hannibal Lecter nel Silenzio degli Innocenti, come dice, si inizia a desiderare con lo sguardo. E dai, lo diceva Hannibal Lecter nel Silenzio degli Innocenti. Ah, perché tu sei innocente e quindi rimani in silenzio. Senti, c'è una proposta, ma tu si impari a fare gli shake, devi mettere questo di ciclo. No, preferisco fare qui l'assaggiatore dell'una e dell'altra cosa. Allora, a mano mancina vediamo gli spaghetti andare. Questa è la destra. A mano mancina mia, cioè a mano alla mia sinistra, gli spaghetti Nel frattempo, poi te la tagli se vuoi. Nel frattempo che farò? Ti faccio un gioco, a mano mancina. Questa è la destra e questa è la sinistra. Sì. Qual è la destra? Cacchio, così mi metti in difficoltà però. No, la faccio più difficile. Qual è la destra? Questa. No. Questa. La pasta è cotta, Vito. Giro d'olio della nostra pentola, gli facciamo... Una cosina veloce. Dimmi che cosa ti devo passare, ti passo gli ingredienti. E allora facciamo così, spegni il fornello. Sì. Prendiamo la nostra, guarda che roba, guarda, non si sono né spezzati niente. Regia, un master che lo diamo qui dentro. Sì. Gli diamo un giro così. Ok. No.
No, no, ma io sono d'accordo con te. Io mi porto avanti, cioè sono poi quello che mi chiedi. Se ti poi porti avanti, ti metto dall'altra parte. No, cioè, vedi cose. Quello che mi chiedi, io sono pronto a darti. Senti, ho bisogno di. Preferiamo parlare di cibo. Allora. Food, beverage. L'ha fatto nel frattempo, bene. Faccio sparire questo così a favore dell'inquadratura. Regia, ti aiuto, eh? Oh, sì. E allora facciamo lo spostamento tecnico-tattico. Ci mettiamo sempre a favore di regia. Allora, abbiamo tolto la pasta a quasi tre quarti di cottura, la mettiamo nella nostra bella pentolina, sì. Gli facciamo un giro d'olio di quello buono, di quello sì. Serio, poi gli mettiamo le nostre zucchine. Le zucchine. Prego. Vado io con le zucchine. Vai con le zucchine, Vito. Ecco qua. Veloce, 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 caro. Perfetto, e le facciamo girare così, niente di più semplice, e nel mentre che vanno, l'acqua di cottura l'hai presa? No, non l'acqua di cottura, non me l'hai detto. No, non te l'ho detto, ma io te l'ho detto, tu stavi distratto, non è un problema. Va bene, scusami, ci facciamo, chef. Io sono cuoco per passione, scusami, se non, però non ti sono stato dietro. No, ma non è un problema, e allora, queste qui ci sono quasi, vanno bene così, ci diamo i nostri bei gamberetti. Ad abbondanziam. No, questi qua sono del porto di Manfredonia. No, dicevo, mica vanno come le rose, solo il numero dispari. Se ne possono mettere quanti ne vuoi, diciamo. A sentimento. La nostra passione è a sentimento. Me mettilo un altro, ma. Me mettilo tu, da, così dai, faccio. Così do anche io un contributo. Bravo, un contributo tecnico-tattico. E le facciamo girare un attimo. Tu fai una cosa, girane un attimo, devi prendere un po' di acqua di cottura. Ancora te ne vai, No, 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 io guarda. Ragazzi, ma questa in ogni puntata fa sta cosa che... No, anche nelle altre. Va bene. No, stai girando un po' di acqua di cottura perché mi sono dimenticato il... Ma adesso fai quella cosa del colpo di polso per spadellare? No, faccio il colpo di grazia. E il colpo di tosse. Va bene. Prego. Accomando, così, questa roba qua così devi fare tu. Ma io non ho queste tecniche affinate. Un po' di pepe, ti piace? No. Adoro, perfetto. Un po' di pepe glielo diamo. Sì. Andiamo così, gira, vai, stai girando. Il gambero sta prendendo il suo tipico colore rosa post-cottura. Descriviamo ciò che non si vede, se è dentro la padella, il gambero è diventato... Guardate, il gambero si vede rosa adesso. Va bene, lo preferisci così o più cotto? Ma io lo terrei così. Lo terresti così, quindi possiamo impiattare? Possiamo impiattare. Dobbiamo togliere che non ci serve. Sì. Impiattiamo. Impiattiamo. Se mi passi il piatto, guarda, ho preso il piatto. Hai preso il piatto, hai spento la pendola? Ho spento la pendola. Allora, vediamo un attimino, hai portato il cucchiaio? Sì. Sì, se me lo dai te lo do. Ah, prendi il cucchiaio, Guido, mi passa il cucchiaio. Ecco il cucchiaio, Valentino. Grazie, Guido, sei grandissimo. No, grazie. Le pinze, Guido, hai visto le pinze? Le pinze, eccole qua. Queste non so, sono le pinze. A meno che non vuoi quella a pappagallo da elettricista. Quelle sono da tubista. Allora, niente di più semplice, ce lo impiattiamo modello simpatia. Ah, vedi un po'. In questo modo qua. Possiamo allora facciamo i fighetti. Sì, ma lo sai perché mi sono dimenticato il mestolo a casa? Non lo dire! No, teniamolo sottaciuta la cosa. Sottaceto, no, non si può tenere sottaceto, vedi che crolla, che mi sono dimenticato la cosa, oppure la facciamo in maniera diversa, lo prendi così, lo giri. Ma che poi questa cosa la voglio imparare che fa figo. No, fa fighissimo, questo qua lo giri così, questa è la cosa più semplice del mondo, specialmente quando lo spaghetto è lungo, l'unica cosa che devi stare attento a non macchiare tutto quello che... Hai intorno. Intorno. Però generalmente chi cucina non pulisce e quindi... Questo è quello che dici tu, aspetta che finiamo di registrare e poi vedrai. Come si fa? Allora lo puoi impiattare o così. Ah, o a ciuffo oppure a boccolo. Sì. Ah, a boccolo. Poi ci prendiamo due sgamberetti di questi qua e ce li sgamberiamo così. Sì. Io non ho capito perché in televisione non cadono e a me mi cadono perché sempre. Perché ci mettono la colla. Ah, ecco. La colla vinilica, l'art attack. No, la colla di pesci. Cioè, si usa quella, alimentare, penso. No, io l'ho sempre fatto con la colla vinilica. La pasta qui esce un po' collosa. Sì, questo con il piatto ci mettiamo due zucchine di queste qua. Spaghetti di zucchine, un filo d'olio a crudo, un giro. Oh, mi raccomando, fatelo porti il giro, l'uso tu il giro. Facciamo, ecco qua. Bravo. Anche un po' sul piatto. Che sì, fai niente, un po' solo per te. Ma perché fa sempre il disegno. Sì, fa il disegno così, ci mettiamo un po' di pepe a sentimento. E poi un po' di? E poi... tocco segreto di fresse, un po' di tarallo per dare la parte. Fammi vedere se è vero che... Questi sono semi tarallo, un pezzo tarallo, di così. Sì. Questa va di là qua, ve lo butto di lato così. Questi qua, ti sei dimenticato di toglierli perché... Oh! E il nostro piatto... È bello!
è pronto, ma sarà anche buono. Allora, io dico che non è buono di più, però se vuoi, diciamo, questa qua è una forchetta. Bella, addirittura. Se vuoi anche un cucchiaio, cucchiaio! No. Ah. Ma facciamo di nuovo la Lili e il vagabondo oppure ognuno... Siete riusciti? Il nostro piatto... Veramente l'avete fatto? Sì, e ce l'altra parte, dai. Fammi vedere da questa parte. Devi dare una forchetta per vedere com'è. Ma vabbè, senti, io purtroppo per contratto e per format per devo contratto, assaggiare. Per contratto, è doveroso. Allora, ragazzi, perché... divertitevi, mi raccomando, replicatelo a casa, mandateci le vostre fotografie, dei vostri drink e delle vostre cose. Ma soprattutto mettete il like alla nostra pagina Facebook e la nostra e al nostro profilo Instagram. Sì. Dallo shaker alla padella. Poi ringraziamo l'amico Vito per essere stato con noi. Volevo inguacchiare tu? Ma non lo so, basta che mi dite fino a quando andiamo in off che mangio. No, io sto aspettando. E lui mangia. Allora facciamo così. Chiudiamo. Ci vediamo alla prossima puntata, sempre dallo shaker alla padella. Ciao! Ciao! Powered by Fauna Food, la felicità del tuo animale. Animali, assistenza acquari, prodotti nutrizionali, igienici e medicali. .net, sicurezza ed informatica, assistenza hardware e software. Villa Maria Santissima della Sanità, centro di riabilitazione convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale.